nonno mi raccontava che il maresciallo gli aveva detto, cioè gli era venuto il dubbio se fossero una famiglia di ebrei. E lui gli diceva, dice, ma io sento che la sera quando vanno a letto, diceva, pregano, mi sembra che pregano come noi. Era il 1943 quando Nova e Gonippo Massi cambiarono per sempre il destino di due famiglie ebree. Provenivano dalla Slovenia, sarebbero finiti in un campo di concentramento, quello di Renici, ad Anghiari. Loro non videro mai gli orrori che poi si sarebbero consumati lì, perché i coniugi Massi decisero di nasconderli in questa casa, nelle campagne di Monterchi, siamo nella Valtiberina toscana. Oggi questo gesto è stato premiato con una delle onorificenze più ambite e difficili da ottenere, quello dei Giusti fra le Nazioni, premio conferito dall'Istituto per la Memoria dei Martiri e degli Eroi dell'Olocausto Yad Vashem, istituito dal Parlamento israeliano nel 1953. Ci sono tre elementi indispensabili. Uno è che è accaduto fra il 43 e il 45, che è il periodo più duro della persecuzione contro noi, che hanno rischiato la propria vita, tenendoli in casa hanno rischiato quanto loro, e tre che non hanno avuto compensi economici. Ecco, queste sono le tre clausole che vengono prese in considerazione per conseguire questo premio. A ricevere il premio Gino e Fabio Principi, nipoti di Gonippo, presenti alla cerimonia in una gremita sala consigliare di Palazzo Massi a Monterchi, gli eredi di uno di quei bimbi salvati. La famiglia Lukács, la loro storia sarà sempre legata a queste montagne. Very deeply touched, very thankful, very happy to see how a community could step in for my dad's sake, and yes. I'm very, very, very touched.